Quasi 100 i feriti fra i palestinesi che hanno affrontato l'esercito israeliano lungo la barriera difensiva tra Gaza e Israele. Fonti sanitarie palestinesi hanno annunciato anche la morte di un medico volontario ucciso a Rafah, nel sud della striscia, durante gli scontri lungo la barriera. Le dimostrazioni confermate da Hamas, dopo il suo annuncio di ieri sera della tregua raggiunta con Israele, hanno avuto inizio dopo le preghiere nelle moschee. I manifestanti si sono diretti verso la barriera, dove hanno cominciato a bruciare gomme, a lanciare palloncini incendiari dall'altra parte della frontiera verso il territorio israeliano. L'esercito israeliano ha anche informato che in risposta ai violenti tumulti è stata colpita una postazione di Hamas nel nord della striscia di Gaza.